La nostra penisola era disseminata di tantissimi popoli. Tra questi, nella zona compresa tra i fiumi Tevere e Arno, nelle odierne Toscana e Lazio, si stabilirono gli Etruschi. Questo popolo costruì i primi villaggi sulle alture, dove l'ambiente era salubre e facilmente difendibile da incursioni nemiche. Le pianure, infatti, erano paludose e malsane. Perciò, tra le antiche civiltà sorte nella penisola italica durante il primo millennio a.C., quella degli Etruschi ha lasciato le testimonianze artistiche più importanti e raffinate. Il suo prestigio fu tale da influenzare, almeno per i primi secoli della sua storia, la civiltà romana. L'arte romana assimilò anche i modelli greci, maturando però caratteristiche originali di cui è rimasta traccia in tutti i territori dell'impero. Gli Etruschi avevano una visione gioiosa della vita. Lo si capisce dalle loro tombe, decorate con affreschi che ritraggono scene di banchetti, battute di caccia, gare sportive. Lo stile di vita di questo popolo ricco e raffinato ci è noto attraverso dipinti destinati a conservare, anche nella morte, la gioia e la spensieratezza che dominavano nella vita terrena. Anche quando si tratta di arte funeraria, dunque, l'arte etrusca era finalizzata a esaltare la vita e a prolungarne la bellezza dopo la morte. Come quella greca, anche la città etrusca si sviluppava lungo due strade principali, che si incrociavano perpendicolari al centro dell'insediamento e attorno alle quali si disponevano quelle secondarie. Le città erano solitamente difese da alte mura, in cui si aprivano grandi porte ad arco. Gli Etruschi furono i primi a utilizzare l'arco in tutto l'Occidente mediterraneo. L'arco a tutto sesto, cioè a forma semicircolare, fu una delle più grandi conoscenze che questo popolo tramandò ai Romani. L'arco distribuisce il peso delle costruzioni lungo le parti laterali della struttura, permettendo così di praticare ampie aperture anche lungo muri imponenti per altezza e spessore. La porta dell'arco di Volterra è sicuramente la più conosciuta tra quelle rimaste, con le sue tre teste di divinità etrusche. Purtroppo i templi erano costruiti con materiale deperibile, come mattoni, legno e argilla, e perciò non hanno resistito all'usura del tempo. Ma possiamo farci un'idea del loro aspetto osservandone i modellini in terracotta ritrovati in alcune tombe. I più antichi erano solitamente composti unicamente dalla cella, con due colonne laterali che segnavano l'accesso. Con il tempo la cella fu divisa in tre camere e si arricchì di un vano anteriore porticato, il pronao. Le decorazioni in terracotta dipinta erano molto ricche ed elaborate, soprattutto nei frontoni e in altre strutture decorative. A ridosso delle città, gli Etruschi usavano costruire le necropoli, le cosiddette città dei morti. Queste erano spesso simili nell'organizzazione alle cosiddette città dei vivi, in modo da assicurare una vita confortevole nell'aldilà. Le pareti interne di molte tombe venivano dipinte con scene che raffiguravano momenti gioiosi della vita trascorsa e intendevano essere di buon auspicio per quella eterna. Nelle necropoli, gli Etruschi usavano vari tipi di sepolture. Abbiamo la tomba a tumulo, circondata da un recinto circolare di pietre e riempito di terra. Si presenta come una piccola collina. Oppure la tomba rupestre, scavata in un pendio roccioso, era dipinta e decorata per ricordare l'aspetto di una casa. O ancora la tomba a edicola, un piccolo edificio a base quadrata, simile a un tempietto. Grande rilievo e diffusione ebbe anche la produzione di urne e sarcofagi in terracotta policroma, dove il defunto era rappresentato con ricchezza di particolari disteso su un fianco. Diffusi erano anche canopi, vasi contenenti le ceneri del defunto, chiusi da un coperchio a forma di testa umana. In tutte queste opere è presente una certa sensibilità per l'espressività dei gesti e dei volti, che si mescola agli influssi greci, più o meno avvertiti a seconda dei periodi. Ritrovato nella necropoli della Bantitaccia a Cerveteri, il sarcofago degli sposi in realtà è una grande urna cineraria in terracotta. Gli Etruschi usavano infatti cremare i loro morti. Il sarcofago raffigura una coppia di coniugi distesi in un atteggiamento intimo e sereno,
Si può partecipare a questa particolare familiarità se si osservano i volti sorridenti, l'abbraccio affettuoso dello sposo e i gesti pacati ma significativi delle loro mani. Gli sposi sorridenti sembrano quasi invitarci al loro banchetto. Nelle loro mani probabilmente avevano qualche oggetto, forse un bicchiere per brindare. In alcune parti il colore sembra cambiare, infatti in origine il sarcofago era colorato. Noi tendiamo a scordarlo, ma in antichità tutte le statue erano dipinte, ne è un bellissimo esempio Partenone. Purtroppo in molti casi i colori sono svaniti per sempre. Un'ultima curiosità, sapete da dove deriva la parola sarcofago? Deriva dal greco e significa che mangia, che consuma la carne, perché in effetti era quello che faceva. Bastava mettere un corpo all'interno e dopo ne rimanevano solo le ossa. Come abbiamo detto, le necropoli etrusche sono delle vere e proprie città scavate nel tufo. Grazie alle sculture e oggetti ritrovati nelle necropoli, possiamo conoscere il loro abbigliamento, la moda di questo misterioso popolo, la barba appuntita, le treccioline che scendevano sulle spalle, ma anche i gioielli che indossavano. Proprio l'arte orafa è uno dei fiori all'occhiello dell'arte etrusca. Lo testimonia la preziosa collezione di gioielli ritrovata nella tomba Rigolini Galassi e conservata ai Musei Vaticani. Ed è proprio grazie a questi ritrovamenti possiamo avere un'idea più chiara su questo antichissimo popolo che ha fatto dell'arte e dell'eleganza un connubio perfetto che unisce la vita e la morte, perché per gli Etruschi la vita continuava dopo la morte. Per questo motivo alcune tombe ricordano tanto l'interno di un'abitazione con le comodità che il defunto non doveva perdere nel trapasso. Ecco così apparire bracciali, specchi e cofanetti per il trucco. E sembrerà strano, anche una protesi dentaria in oro, risalente a circa 2500 anni fa. Spesso nella storia si parla di arte, di architettura, di pittura, ma i bambini? Cosa facevano i bambini etruschi? Come giocavano e come vivevano in quell'epoca antica e misteriosa? Torniamo indietro nel tempo e scopriamo la vita che conduceva il piccolo Lart. Ciao, sono Lart. Sono nato in un villaggio etrusco, Velatri, oggi si chiama Volterra. Quando sono nato mi hanno regalato una bulla, cioè un ciondolo con all'interno delle erbe. Me l'hanno regalato perché sono un maschietto e porta fortuna. Alle femminusse, invece, regalo una spilletta d'oro. Gioco molto all'aria aperta, con le noci e con le trottole. Ho un maestro privato che mi insegna tutto a casa e aiuto papà con il suo lavoro. Da qualche anno non potrò più giocare come adesso e offrirò la mia bulla ai Lari, gli dei del focolare domestico, mentre le ragazze offrono la loro bambola preferita a Venere. Queste offerte segnano il passaggio all'età adulta. Il passaggio all'età adulta è a quel punto compiuto. Lart è pronto ad affrontare il suo futuro. Probabilmente diventerà un politico o un soldato e padre di famiglia, mentre le ragazze diverranno mogli e madri. A dimostrazione che la cultura etrusca era molto raffinata e originale, ecco a voi alcune curiosità. Prima di tutto, noi conosciamo già il simbolo di Roma, che è la lupa che allatta Romolo e Remo. Eppure, si tratta di un ex voto, ossia un'offerta votiva che i romani avevano commissionato verso il 480 a.C. ai vicini etruschi. Gli studiosi sembrano attribuire a Vulca, o comunque la sua scuola, quest'opera così bella, non solo per la verosimiglianza dell'anatomia dell'animale, ma anche e soprattutto per la sorprendente espressività del suo muso, reso così intenso dallo sguardo degli occhi. I due fratellini Romolo e Remo vennero aggiunti molto tempo dopo, nel XV secolo. Tra le tante sculture non potevamo non ricordare la Chimera. Secondo la mitologia greca, la Chimera è un mostro con corpo e testa di leone, coda di serpente e una testa di capra sul dorso. A volte veniva rappresentata alata. Qui è riprodotta ferita,
la testa della capra è reclinata, mentre impegnata nell'ultimo disperato tentativo di difendersi da chi, secondo la leggenda, la ucciderà. E poi, come non ricordare, i vasi antropomorfi, da antropos morphos, cioè dalla forma umana. Erano molto frequenti all'interno delle tombe e sono chiamati canopi, vasi in terracotta che racchiudevano le ceneri del defunto. Il coperchio ha la forma di una testa umana, di solito stilizzata, mentre il vaso vero e proprio assume forme che ricordano quelle del corpo. In particolare i manici sono spesso modellati come se fossero braccia. Apollo era una delle divinità che gli Etruschi avevano conosciuto attraverso i loro contatti con i Greci e che adattarono al proprio culto identificandola con il dio dei tuoni, Aplu o Apulo, ma forse anche con il dio della profezia, Suri. Sono giunte a noi diverse statuette votive raffiguranti Apollo e due statue più grandi in terracotta, entrambe parte di edifici dedicati al culto. La prima scultura è detta Apollo di Veio, un acroterio che era collocato sulla sommità del tempio di Portonaccio a Veio. È stata realizzata in un periodo compreso fra il 610 e il 590 a.C., probabilmente dallo scultore Vulca, l'unico artista etrusco di cui si hanno notizie certe grazie agli scritti di autori romani. L'impianto della statua ricorda i coroi greci, ma in questo caso la posizione delle braccia suggerisce maggiore senso del movimento. Il panneggio della tunica risulta più elaborato rispetto ai modelli greci e lascia intravedere le forme del corpo. I lineamenti del viso sono fortemente accentuati e caratterizzati da un sorriso sereno e al tempo stesso enigmatico. Col passare del tempo, anche l'evoluzione della scultura etrusca, la quale, venendo a contatto con i canoni tipici dell'arte greca, ne risulta influenzata e si modifica accogliendone le linee di sviluppo fino allo stile ellenistico. Un meraviglioso esempio è il busto di Apollo, che si trovava nel frontone del Tempio dello Scasato, nei pressi di Civita Castellana, costruito tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. Il volto di questo Apollo ha perso le caratteristiche tipiche delle sculture etrusche e risulta invece più vicino ai modelli ellenistici, come testimoniano le definizioni dei capelli e lineamenti morbidi. La precisione nel descrivere dettagli anatomici e le proporzioni del corpo corrispondono ai canoni della scultura greca della tarda età classica. La pittura degli Etruschi c'è nota attraverso gli affreschi che si sono conservati nelle tombe. Sia le tombe a ipogeo sia quelle a tumulo presentano spesso al loro interno dipinti dai colori vivaci che ritraggono situazioni di festa o di svago, come banchetti, battute di caccia, danze e gare sportive. Gli Etruschi credevano in una vita ultraterrena, durante la quale i buoni erano destinati a godere di un'eterna felicità, mentre i malvagi venivano inflitte pene terribili da parte di spaventose creature demoniache. Le tombe riportano però le immagini di feste e divertimenti tanto amati in vita come auspicio per il defunto, che quello sarebbe stato il destino che lo attendeva. La cultura etrusca, con la sua eleganza e originalità, ha influenzato enormemente l'antica civiltà romana, grazie al cui impero si espanderà per tutto il mondo allora conosciuto. Ma ricordiamo che, mentre gli Etruschi ci regalavano la loro arte, nel resto della penisola italica altri popoli contribuivano al progresso della cultura occidentale.